stavo nell'officina di mio nonno. Qua attorno alle moto ci passo molto tempo. Ogni volta che il nonno chiede una mano ci si ferma per sistemare, per montare dei pezzi. Io sono nato a Badia Lariana, che confina con Mandello dell'Ario, il 13 gennaio del 55. E nel 1980 ho aperto la mia officina. La passione del restauro mi è venuta perché sono tutti pezzi di moto dei miei tempi. Quando avevo 13 anni non si poteva comprare la moto nuova al figlio perché i soldi non c'erano. Adesso di moto ne ho qua fin sopra i capelli. In casa ho 4 nipoti e 20 moto. E la più bella che ho lì è lo Sport 1100. O se no il P che ho del 1934. Lavoravano tutti alla Moto Guzzi. Era una ditta che tra chi andava allo stabilimento o poi l'indotto fuori di chi le officinette che lavoravano, Mandello e Badia Lariana stavano in piedi perché lavoravano quasi tutti o alla Moto Guzzi o per la Moto Guzzi. La moto più bella che ho restaurato, un California 850 per un signore della Germania. Vengono a aiutarmi i miei nipoti. Ho provato a portarli ai mercatini, andavamo a vedere qualche raduno, cose lì, e ho cominciato a prendere passione. E allora ho cominciato a comprargli qualche motorino, restaurarglielo e darglieli. Infatti i miei nipoti sono equipaggiati tutti con dinghi. La prima volta che abbiamo restaurato una Guzzi era un Dingo Sport, il suo 4 marce. Il mio Dingo è stato restaurato un annetto fa circa, l'abbiamo sistemato insieme e lo uso praticamente tutti i giorni. Vedendo il nonno lavorare mi sono sempre appassionato di più alle Guzzi. Qualche ragazza ogni tanto ci guarda, però non c'è la sella dietro, non si può portare nessuno. A me piace che è la Guzzi. Basta solamente quello. Io ora sono seduto su un trotter della Moto Guzzi. Sono capace di andare in moto e ho imparato grazie a mio fratello. I ricordi che ho sono appunto dei motoraduni di questi motociclisti che arrivano anche dall'Europa, parcheggiano le loro moto e fanno questa festa per la Moto Guzzi. Un altro ricordo può essere quello di essere fermato dalle persone curiose della mia moto quando mi vedono passare durante i motoraduni. Quest'estate siamo andati a Teglio in moto, è stata un'impresa perché siamo partiti la mattina alle 7:30, ci abbiamo messo più di 3 ore a arrivare su. La moto che vorrei da grande è la V100, che è quella uscita per il centenario. Mi piace l'estetica, essendo quasi una naked. Ci piacciono le moto Guzzi perché il nostro nonno ci ha trasmesso la passione. La moto Guzzi è la prima moto. La moto Guzzi è Mandello.